A seguito dei mega festeggiamenti con migliaia di persone che si sono riversate sulle strade e sulle piazze per la vittoria della nazionale al campionato europeo facendo saltare il distanziamento sociale, ora cresce la paura dei sindaci per il possibile dilagare dei contagi. La variante Delta del resto stava già colpendo con forza e pericolosamente il teramano, tanto da aver spinto la stragrande maggioranza dei primi cittadini ad annullare le proiezioni pubbliche della partita con i maxi schermi. Si registra un incremento di contagi all'interno dei territori della nostra regione, è una regione tra le quattro a maggior rischio in questa fase. È chiaro che la prudenza e l'innalzamento della soglia di attenzione devono essere al centro dell'azione istituzionale, ma soprattutto dei comportamenti delle nostre comunità. Abbiamo assistito, diciamo così, ai festeggiamenti a seguito della vittoria, insomma, degli europei da parte della nostra nazionale. Noi come istituzioni, io l'ho fatto come città di Teramo, ma tanti altri colleghi poi si sono comunque comportati allo stesso modo, abbiamo voluto evitare l'installazione di maxi schermi che potessero appunto insomma, generare una situazione nella quale l'entusiasmo poteva prevalere, insomma, sul rispetto delle regole. E su questo ci siamo mossi quasi tutti, diciamo, in una direzione che io ritengo corretta e prudente. Sui festeggiamenti è chiaro che è un problema che non riguarda soltanto le nostre città, ma riguarda tutto il paese. E chiaramente in quella fase l'entusiasmo ha prevalso sulla correttezza dei comportamenti, sulla prudenza. Se la domanda che ci possiamo fare è quella della possibilità di evitare tutto questo, è chiaro che insomma si tratta di situazioni eccezionali che per come si sono verificati in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, è chiaro che insomma, non c'erano le condizioni per poter impedire o controllare una situazione del genere. Ecco perché tutto deve ritornare al rispetto delle regole, al rispetto delle misure. Abbiamo vinto uno straordinario campionato europeo e abbiamo gioito, avevamo bisogno di gioire dopo tutta la situazione di difficoltà, la sofferenza, le restrizioni che abbiamo vissuto, ma la partita più importante è ancora aperta, è quella che stiamo ancora giocando contro il virus in una fase delicata e decisiva che imponeva e continua ad imporre il rispetto delle regole. Quindi dobbiamo innalzare la soglia di attenzione, innalzare il rispetto, rispettare appunto le misure previste, perché non possiamo rischiare di tornare indietro, questo non ce lo possiamo permettere e non lo possiamo permettere.